Assessore, oggi la posa della prima pietra della cittadella degli archivi, una nuova sede per gli archivi di Milano ad alta tecnologia. Sì, è un'opera particolarmente importante e anche particolarmente imponente che andrà ad alloggiare tutti gli archivi del Comune di Milano e stiamo parlando di un qualcosa come 70 km lineari di archivi. Se teniamo presente che soltanto l'anagrafe impegna 20 km ci rendiamo conto delle dimensioni del nostro patrimonio archivistico, un patrimonio che in questo momento è disperso in varie sedi non sempre adeguate. Qua troveranno una sede unica, adeguata da un punto di vista della sicurezza, ma anche tecnologicamente molto avanzata per l'utilizzo, per l'appunto, di quello che è il nostro patrimonio archivistico, perché in questo luogo ci sarà un sistema tecnologico robotizzato che consentirà l'estrazione automatica di ogni singolo documento che poi potrà essere fruito o utilizzato per quello che serve in un'altra ala che è qui a fianco, dove ci sarà la sala consultazione. Quindi mettiamo in sicurezza gli archivi, li mettiamo tutti insieme, li rendiamo fruibili, insomma diamo alla città un'opera importante che prima non c'era e che contiamo di realizzare in tempi molto serrati, perché oggi poniamo la prima pietra ma contiamo di vedere i primi libri, i primi faldoni, le prime carte entrare qui questa primavera, quindi nell'arco di pochi mesi appunto Milano potrà già avere il primo pezzo di cittadella degli archivi che poi diventerà appunto la cittadella di tutti gli archivi milanesi, quindi un'opera importante, lungimirante, di cui sono molto soddisfatto.